Ennesimo atto di accanimento della Regione Lazio. Sono le parole del sindaco Cozzolino sulla possibile emergenza rifiuti per Civitavecchia. A distanza di 2 mesi il Tribunale di Roma ha reso note le motivazioni della sentenza di primo grado sul caso Vannini, confermate le responsabilità di Antonio Ciontoli. È arrivato l'ok della Giunta sul progetto definitivo per la riqualificazione di piazza Regina Margherita, ora la richiesta di mutuo e poi la gara d'appalto. Giornata speciale per i Vigili del Fuoco di Civitavecchia che hanno ricordato i 100 anni dalla morte di Fortunato Bonifazi, al quale è intitolata la caserma. È Andrea Rocchetti il nuovo allenatore della Civitavecchia, il tecnico nella passata alla guida degli allievi nero-azzurri promosso sulla panchina della prima squadra. Bentrovati al nostro telegiornale, si susseguono le prese di posizione in sede locale sulla decisione della Regione Lazio di inviare in realtà periferiche, come la discarica di Crepacuore a Civitavecchia, una parte dei rifiuti che il Comune di Roma non riesce a smaltire. Sulla questione si registrano oggi gli interventi del sindaco Cozzolino e dell'onorevole Alessandro Battilocchio. Sentiamo. Se i rifiuti di Roma dovessero arrivare a Civitavecchia, la colpa sarà della Regione Lazio. Questo in estrema sintesi il pensiero del sindaco Antonio Cozzolino, che torna ad accusare la Pisana per quanto riguarda la gestione dell'immondizia. Secondo il primo cittadino si tratta dell'ennesimo atto di accanimento della Regione Lazio nei confronti di Civitavecchia per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti. Cozzolino annuncia quindi che insieme agli avvocati il Comune sta valutando la possibilità di fare ricorso perché, sostiene, dopo un intero mandato di assoluto nulla sul piano dei rifiuti, fra le tante, una delle più grosse mancanze del governo Zingaretti, la discarica di Civitavecchia non può essere indicata come un impianto strategico a livello regionale. Il sindaco rimarca poi che la determina dell'ingegner Tosini, che ricorda essere stata candidata al Consiglio Comunale di Civitavecchia con il PD a sostegno di Pietro Tidei, è solamente una toppa che cerca di aggirare in maniera goffa l'ordinanza del TAR. Non sarà di certo la realizzazione di questa discarica, di proprietà e gestione interamente privata per volere della stessa Regione Lazio, conclude Cozzolino, a risolvere la carenza di pianificazione evidenziata dal TAR. Più conciliante l'atteggiamento dell'onorevole Alessandro Battilocchio, che chiede di aprire un tavolo tematico degli eletti e dei sindaci del comprensorio del Lazio Nord. Battilocchio sottolinea che è bastata una sentenza del TAR per riaccendere il fantasma del commissariamento, la disputa politica e le polemiche. Secondo il parlamentare di Forza Italia, il rischio che i rifiuti di Roma possano approdare a Civitavecchia è reale, come dimostra la determina che autorizza a conferire altrove una parte dei rifiuti della capitale. Battilocchio invita dunque tutti i rappresentanti istituzionali a mettere da parte le bandiere di partito per difendere il territorio da un rischio sempre più probabile. E sempre sulla questione rifiuti, il gruppo consigliare del Partito Democratico ha presentato un'interrogazione urgente. Marco Piendibene, Paola Rita Stella, Marco Di Gennaro e Mirko Mecozzi chiedono al sindaco Cozzolino quali iniziative intende intraprendere per scongiurare la sciagurata ipotesi di divenire di fatto la discarica di Roma e se non sia il caso di avviare i contatti con la sindaca Virginia Raggi al fine di sollecitare un'individuazione di siti da proporre alla Regione Lazio che escludano definitivamente il comprensorio di Civitavecchia. Tra i possibili siti di smaltimento definitivo dei rifiuti della capitale. Infine, il gruppo consigliare del PD chiede se non sia anche il caso di attivare urgentemente un contratto con il governo per rappresentare l'eccezionalità della situazione ambientale del nostro territorio, non escludendo ogni possibile sinergia interna al Movimento 5 Stelle al fine di scongiurare qualsiasi ipotesi di discarica al servizio di Roma. E sulla questione rifiuti si registra anche un intervento del sindaco di Tolfa, Luigi Landi, per il quale la gestione dei rifiuti non può essere fatta senza una pianificazione completa da parte della Regione Lazio, in sintonia con Città Metropolitana e il territorio. Per il primo cittadino tolfetano, l'approccio ad affrontare solo le emergenze romane ha comportato e sta comportando un aumento dei costi che va a discapito dei cittadini, a prescindere anche dalla bontà del servizio.
e a distanza di circa 2 mesi il Tribunale di Roma ha rese note le motivazioni della sentenza di primo grado relativamente alla morte di Marco Vannini e alla conseguente condanna con pene variabili tra i 14 e i 3 anni della famiglia Ciontoli. Nelle motivazioni viene confermata la maggiore responsabilità attribuita al capofamiglia Antonio Ciontoli, suocero di Vannini, condannato a 14 anni. Vediamo i dettagli nel nostro servizio. Sono 42 le pagine prodotte dalla Corte d'Assise di Roma per argomentare le motivazioni che hanno portato alla condanna a 14 anni per Antonio Ciontoli per omicidio volontario con dolo eventuale, 3 anni per omicidio colposo alla moglie Maria Pezzillo e ai figli Federico e Martina Ciontoli e che ha visto assolta la nuora Viola Giorgini. Nelle motivazioni della sentenza la Corte ripercorre tutte le fasi processuali andando a sottolineare come la condotta posta in essere da Antonio Ciontoli, successiva allo sparo, ha determinato le conseguenze che hanno portato alla morte del ragazzo. La condotta posta in essere dal Ciontoli, si legge, dimostra senza alcun dubbio che la situazione oggettiva rendeva possibile, prevedibile e altamente probabile, secondo la più comune esperienza in assenza di tempestivi soccorsi, l'evento letale. I giudici sottolineano poi che sotto il profilo soggettivo lo stesso imputato non potesse non rappresentarsi, prevedendole, le conseguenze letali del suo gesto, del ritardo nell'attivazione dei soccorsi e delle menzogne reiteratamente addotte sulle spiegazioni delle condizioni del ferito. Per la Corte i tre non erano presenti in bagno quando esplose il colpo, ma avrebbero dovuto comprendere la drammaticità del momento e della situazione e non può essere usato come discolpa il fatto che si siano affidate al padre come prospettato dalla difesa. Se può essere vero, si legge nelle motivazioni, che il Ciontoli come capofamiglia e forse come persona di forte carattere e personalità avesse la possibilità di influenzare le decisioni dei propri congiunti, è ancor più vero che la moglie e i figli erano soggetti adulti, di cultura medio-alta e pertanto sicuramente capaci di discernere autonomamente la veridicità di quanto veniva loro raccontato e di adottare condotte esattamente opposte a quelle in concreto tenute, invece a rimettersi pedissequamente alle rassicurazioni inverosimili che venivano loro date. Infine la posizione di Viola Giorgini, nuora di Ciontoli, assolta perché il caso non sussiste. Per la Corte d'Assise di Roma non era in bagno, non era in camera da letto e si sarebbe tenuta lontana da quanto stava accadendo. D'altra parte è pur comprensibile, si legge nelle motivazioni, come non si possa pretendere, considerata la sua posizione di ospite della famiglia Ciontoli, pur se con familiare frequentazione, che la Giorgini, stanti le rassicurazioni date dal padre del suo fidanzato e la minore conoscibilità delle condizioni del ferito, potesse effettivamente percepire e valutare il reale stato di pericolo in cui versava Marco Vannini, ovvero che si potesse rendere conto della necessità di attivare differenti modalità di soccorso. Avevano appena rubato 2 cellulari e un computer portatile da un'officina situata al centro di Civitavecchia, ma sono stati bloccati dai carabinieri e sono finiti in manette. Le iniziali DPA di 35 anni e CE di 40, entrambi civitavecchiesi, si trovano adesso agli arresti domiciliari con l'accusa di furto aggravato. L'episodio è avvenuto ieri pomeriggio quando una pattuglia dei militari ha visto i due allontanarsi frettolosamente da un'officina del centro. I due, accortisi della presenza dei carabinieri, dapprima hanno accelerato il passo mostrando indifferenza, poi si sono dati a una fuga precipitosa per le vie del centro. Ne è scaturito un inseguimento a piedi con i due che sono stati bloccati e soggetti a perquisizione, trovati in possesso di un personal computer portatile, di 2 telefoni cellulari asportati dall'officina per un valore circa di 500 euro. Le 3 apparecchiature sono state restituite al legittimo proprietario. È stato approvato dalla Giunta di Civitavecchia il progetto definitivo per la riqualificazione di Piazza Regina Margherita. Gli uffici comunali potranno ora richiedere la devoluzione di un mutuo contratto in precedenza dall'amministrazione comunale e poi indire la gara pubblica per l'assegnazione dei lavori. Ma sulle caratteristiche che assumerà l'area mercatale e sulle diverse prese di posizione è meglio ascoltare il nostro servizio. Un percorso lungo, molto condiviso, sia con gli operatori del settore che con le altre forze politiche. L'assessore all'urbanistica e ai lavori pubblici Alessandro Ceccarelli commenta con soddisfazione, parlando di risultato più che soddisfacente, l'approvazione da parte della Giunta del restyling di Piazza Regina Margherita, spiegando che l'obiettivo dell'amministrazione è quello di valorizzare al massimo il mercato, creando un qualcosa che sia non solo bello, ma soprattutto funzionale alle diverse esigenze dei mercati moderni,
in un contesto storico in continua evoluzione. L'assessore sottolinea che l'intervento si dividerà in diversi step. Il primo sarà il restyling di Piazza Regina Margherita, dove prossimamente sarà smontato l'attuale tendone che sarà sostituito da una nuova copertura, sicuramente migliore sia dal punto di vista estetico che funzionale. Lo step successivo prevede invece un'armadiatura intorno all'edificio dell'ittico per dare una risposta ai problemi che da anni sollevano gli operatori delle superfetazioni. Necessita invece di una variante urbanistica e quindi di tempi più lunghi la realizzazione di una nuova area attrezzata per Piazza 24 Maggio, con piccole strutture dedicate allo street food degli operatori del mercato e per la vendita al dettaglio. Anche il parcheggio della trincea ferroviaria avrà dei posteggi dedicati agli operatori e carrelli della spesa per realizzare quel supermercato all'aperto e di qualità che è stato chiesto dagli operatori. L'assessore Ceccarelli coglie l'occasione per sottolineare che il mercato, cuore pulsante dell'economia cittadina, grazie agli interventi farà un salto di qualità e ringrazia l'architetto Tagliani e l'architetto Guglielmi per l'ottimo lavoro svolto nella stesura del progetto, redatto tenendo in debita considerazione i suggerimenti arrivati dalla società civile. L'assessore al commercio Vincenzo D'Antò, dal canto suo, rileva che con il progetto miglioreranno le condizioni di lavoro degli operatori del mercato e il servizio alla cittadinanza. Spiega poi che sia il poter vendere con orario prolungato per venire incontro alle esigenze dei ritmi della vita moderna, che creare un punto di cottura espressa dei propri prodotti, così come avviene già in molte altre città, vanno in questa direzione. Partirà lunedì prossimo il servizio di pulizia quotidiana degli arenili di Campo di Mare, affidato dal comune di Cerveteri alla Multiservizi Cerite S.P.A., società municipalizzata dell'ente. Ogni mattina, dal lunedì al venerdì, dalle prime luci dell'alba, una squadra con un trattore setacciatore che rimuoverà anche i rifiuti più piccoli e due uomini che lo seguiranno a piedi, sacchi, retino e guanti alla mano effettueranno la pulizia delle spiagge per renderle il più possibile sicure e accoglienti. Possibili per i bagnanti che anche quest'anno sceglieranno Campo di Mare per trascorrere le proprie vacanze estive. Il direttore marittimo del Lazio, Vincenzo Leone, ha ricevuto presso la sede della Capitaneria di Porto di Civitavecchia Stefano Pietrasanta, protagonista di un incidente accaduto presso Marina di San Nicola alla Dispoli il giorno 9 aprile scorso. A causa di un forte maltempo, un pino di grandi dimensioni si abbatté sulla postazione di videosorveglianza dove l'uomo lavorava per il consorzio Marina di San Nicola, causandone il crollo, per fortuna senza gravi conseguenze. L'amministrazione comunale di La Dispoli, a seguito dell'evento, ha avuto modo di ringraziare, consegnando dei riconoscimenti, tutti coloro che intervennero per prestare assistenza dopo l'incidente. E nel quadro della programmazione delle attività e degli scambi a carattere addestrativo con i paesi esteri, ieri una delegazione di ufficiali e sottufficiali dell'esercito inglese ha fatto visita al centro simulazione e validazione dell'esercito. Dopo il saluto di benvenuto del vice comandante Maglio Scopigno, l'incontro è proseguito con l'illustrazione delle principali attività istituzionali del CESIVA. Sono trascorsi 100 anni dalla morte del brigadiere Fortunato Bonifazi, al quale è intitolata la caserma dei Vigili del Fuoco di Civitavecchia. Ed è proprio nella sede dei pompieri che si è svolta stamattina la commemorazione alla presenza delle massime autorità del corpo, delle altre forze armate e delle istituzioni. Bonifazi perse la vita il 3 giugno del 1918 nel porto di Civitavecchia nel corso di un intervento e per questo gesto eroico gli fu assegnata la medaglia d'oro al valore civile. Dopo aver deposto la corona di alloro sulla targa, il gruppo si è spostato all'Aula Pucci dove sarà raccontata la storia della nascita del Corpo dei Vigili del Fuoco a Civitavecchia. Sindaco, oggi la festa dei Vigili del Fuoco di Civitavecchia in ricordo di Fortunato Bonifazi, appunto possiamo dire la festa di ricordando un personaggio e un uomo importante anche da ammirare. Ma assolutamente sì, medaglia d'oro al valor civile a cui giustamente è stata intitolata negli anni passati la caserma dei Vigili del Fuoco, che sono un corpo con cui Civitavecchia ha avuto sempre un rapporto eccezionale,
Noi abbiamo sia i pompieri di terra che i pompieri di mare, no? A significare poi qual è la centralità del loro ruolo in un territorio come il nostro. Sicuramente tutti ricorderanno il 16 luglio dell'anno scorso, se non ci fosse stata la prontezza del comandante Ghimenti e di tutti i suoi uomini, avremmo passato una giornata ancora più brutta di quella che abbiamo passato. Quindi io li ringrazio per il lavoro che fanno sempre, anche di divulgazione. L'evento dei Pomperopoli che fanno al Parco dei Martiri delle Foibe è sempre molto partecipato, ci sono stato personalmente anche con i miei figli, quindi li ringrazio del lavoro che fanno. E per dimostrare la nostra vicinanza ancora di più, noi abbiamo deliberato in giunta l'intitolazione al comandante Ibelli, allo scomparso comandante Ibelli della piazza di Porta Tarquinia, proprio per dimostrare, insomma, la nostra gratitudine verso di loro. E per questo, insomma, penso che la città gli sarà sempre vicina. Sindaco, sono passati 100 anni dalla scomparsa del brigadiere, che oggi ricordiamo, è anche un modo per ricordare la storia dei Vigili del Fuoco, che tra poco, insomma, sarà raccontata all'Aula Pucci, e anche la storia un po' di Civitavecchia. Sì, anche perché il brigadiere Bonifazi, non esistendo ai suoi tempi il corpo dei Vigili del Fuoco, era un dipendente del comune. Quindi era, diciamo, che era una costola del corpo della Polizia Municipale che svolgeva questo compito, quindi, insomma, diciamo che ci sentiamo anche un po' papà, no? Come comune e come amministrazione del Corpo dei Vigili del Fuoco e Distaccamento di Civitavecchia. Civitavecchia, che fa parte del Comando Provinciale di Roma, che è un comando esteso, è comunque una realtà e una comunità da cui prendere esempio, in cui c'è un forte legame tra la cittadinanza e le istituzioni in generale, le forze armate, le forze di polizia, con l'ente locali. E quindi vorrei ricordare Bonifazi, è per noi un'occasione non solo dovuta nei confronti del brigadiere Fortunato Bonifazi per l'atto eroico che fece e per quello che ha rappresentato per i Vigili del Fuoco, ma anche un motivo per richiamare la memoria e richiamare anche verso le giovani generazioni la necessità dell'attenzione e di uno sguardo al passato. Io dico sempre, se guardiamo il passato vuol dire che saremo attenti a fare bene quello che facciamo oggi, perché sarà il passato del domani, insomma. E nella prossima stagione un cartellone di teatro amatoriale affiancherà al Traiano quelli della grande stagione del Teatro Ridens e del Teatro d'Autore. Lo ha deciso il governo cittadino con l'obiettivo di valorizzare le realtà locali presenti sul territorio cittadino e limitrofo alla professionalità di chi fa arte e spettacolo nella nostra città da decenni. L'assessore alla cultura Vincenzo Dantò spiega che già nella stagione appena conclusa gli spettacoli di compagnie locali sono stati particolarmente apprezzati e annuncia che a breve l'ufficio emanerà un avviso pubblico per ricevere le proposte e in seguito saranno stilati una graduatoria ed un calendario. E torniamo alla Dispoli, l'amministrazione comunale informa i cittadini che è nata la pagina social dell'assessorato per la tutela, promozione e sviluppo delle attività produttive, politiche del lavoro e dell'occupazione, comunicazione visiva, web e innovazione tecnologica. L'assessore alle politiche produttive Patrizio Falasca spiega che la pagina web sarà il punto di riferimento per la diffusione di iniziative e notizie inerenti l'operato dell'assessorato e invita i cittadini di La Dispoli a lasciare un like per rimanere in contatto ed essere informati su ogni iniziativa intrapresa. Il quartiere Boccelle Marangone ha un nuovo direttivo di quartiere. È stato eletto domenica scorsa con una partecipata votazione nella sede del comitato e ha coinvolto gli abitanti del quartiere. Nello scrutinio pubblico, iniziato subito dopo la chiusura delle votazioni, sono stati eletti i nuovi componenti del direttivo del comitato di quartiere, che sono Ornella Braccini, Vandio Cianflone, Diego Fortunato, Mauro Monaldi, Giovanni Lauteri, Concetta Piscitelli, Eleonora Quaciari, Stefano Rocchi e Francesco Schipani. Dalle votazioni, in base al nuovo regolamento, il più votato è stato Francesco Schipani, che diventa il nuovo presidente. Bene, termina qui l'edizione del nostro telegiornale, restate con noi perché tra poco la sigla e poi arriveranno le notizie sportive con Sporttime 24. Arrivederci.
Avifer realizza porte, cancelli, finestre, infissi in alluminio e PVC. Avifer di Vigliante, Elvio e Luca è in via Enna 9A in zona industriale. Ben trovati da Sporttime 24, che apriamo parlando di calcio. Adesso è ufficiale, Andrea Rocchetti è il nuovo allenatore del Civitavecchia. Il giovane tecnico che nella passata stagione ha ottenuto la salvezza con gli allievi elite nerazzurri e che ha nel suo curriculum la vittoria del campionato regionale juniores è l'uomo scelto da Ivano Iacomelli come successore di Ugo Fronti. E dopo tre stagioni in eccellenza e la retrocessione in promozione, il Tolfa vuole ripartire dai giovani. È questo l'obiettivo del neotecnico biancorosso Riccardo Sperduti, una vecchia conoscenza dalle parti di Via della Pacifica, dove ha vissuto giorni importanti come lo spareggio per andare in eccellenza. Il mister civitavecchiese approda per la terza volta sulla panchina collinare. Ascoltiamolo in questa intervista. Come ripartirà questo Tolfa dopo la retrocessione in promozione? Ma guarda, quello spareggio fu sicuramente un picco importante per la società. E come ripartiremo? Ripartiremo da una serenità di una squadra che comunque ha nel campionato di promozione un suo habitat più naturale rispetto all'eccellenza. Hanno vissuto 3 anni in un sogno, i primi due molto 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 bene. L'ultimo purtroppo è culminato in una retrocessione che credo non abbia grosse ripercussioni, in quanto il paese è consapevole che comunque un campionato di promozione è un campionato più dimensionato, credo, già rispetto alla realtà che si possono incontrare in eccellenza, considerando anche il fatto che nessuno si tiene indietro, come successe appunto 3 anni fa, se ci fosse la possibilità di tornarci. È vero che la squadra aveva molti cambi, una squadra più giovane con molti ragazzi del posto? Guarda, io non l'ho seguito molto il Tolfa lo scorso anno perché faceva, come abbiamo già detto, un campionato superiore, un campionato di eccellenza. Però credo che lo zoccolo duro dello scorso anno, i ragazzi soprattutto caratterizzati dalla matrice locale, rimarranno quasi sicuramente nella maggior parte. Mi hanno detto di avere comunque dei ragazzi abbastanza validi del 99 e del 2000, poi è fisiologico che, come tutte le squadre, qualunque tipo di campionato facciano, ci siano degli innesti, dei cambi magari nelle stagioni successive. Vediamo, adesso mi riunirò tra brevissimo con la società, non abbiamo ancora avuto modo di stare insieme per discutere appunto nel dettaglio quelle che saranno le operazioni di mercato, ma sicuramente faremo degli innesti dove riterremo opportuno, dove pensiamo di essere deficitari e carenti, e cercheremo di allestire sicuramente una formazione che possa, come dicevi tu, dare entusiasmo a quello che è un pubblico abbastanza caldo e che segue la squadra. Parliamo adesso di automobilismo. Scatta il countdown per la 6ª edizione dello slalom Civitavecchia Terme Traiane, previsto per domenica 24 giugno sulla strada dei Sassicari. L'evento è organizzato dalla Ausonia Promo Sport in collaborazione con il gruppo piloti Civitavecchia. Come sempre saranno tanti i piloti partecipanti e per quest'anno si prevede che possano esserci i migliori specialisti di tutto il centro-sud. L'intervista. Il 24 a Civitavecchia ci sarà la 6ª edizione dello slalom Civitavecchia Terme di Traiano, e quest'anno in particolar modo bisogna ringraziare gli sponsor che continuano a supportare il gruppo piloti Civitavecchia nella difficile organizzazione di questo spettacolare evento motoristico, e in particolare la fondazione della Cassa di Risparmio di Civitavecchia, l'avvocato Cacciaglia, che ringraziamo particolarmente, tutti gli sponsor cittadini che hanno comunque risposto in maniera egregia e ci permettono di svolgerla. E sul percorso, sul solito percorso che dalle Terme di Traiano porta su alla Tramontana, si sfideranno i migliori specialisti del centro Italia e
speriamo che ci sia una bella battaglia come sempre. Per quanto riguarda la scuderia Gruppo Piloti Civitavecchia, schiererà praticamente il 90% dei suoi piloti. E ricordo in primis Antonio Morali, che ha uno splendido sport prototipi. Poi abbiamo Pietro Renzi, Mauro D'Aureli e quest'anno anche l'architetto Perry Collia, che sembrerebbe che ci sia anche una sfida interna alla scuderia con Antonio Morali, quindi vedremo cosa combineranno. Sicuramente si sapranno ben difendere. Invitiamo tutti i civitavecchiesi a venire a partecipare, a vedere questa bella manifestazione, che è l'unica manifestazione motoristica della città, con la tradizione della spettacolare organizzazione della nostra scuderia, del gruppo piloti Civitavecchia, e auguro un buon divertimento a tutti. E ringrazio sempre Enzo De Cicco, il presidente della nostra scuderia, che infaticabilmente spende tanto del suo tempo per organizzare questa bella manifestazione. Grazie. Parliamo adesso di calcio a 5 femminile. Si giocherà domani a Pomezia alle ore 20 la finalissima della Coppa della Provincia tra il Ladispoli e il San Lorenzo. Tornano in campo le ragazze di Mister Buonocore, afferma l'assessore a cultura, turismo, sport e spettacolo Marco Milani, pronte per scrivere il loro nome negli annali del calcio femminile locale e del comprensorio. Sono certo che le ragazze del Ladispoli Calcio a 5 sapranno ben figurare, tutta la città tifa per loro. Chiudiamo parlando di nuoto, ancora sorrisi per la Viscordis, la società paralimpica ha conquistato il terzo posto assoluto ai regionali per società, andati in scena a Montalto di Castro. Giornata da incorniciare per Donatello Fraticelli, che ha conquistato l'oro nei 50 farfalle e nei 50 stile libero. Molto bene anche Marco Irrerea, vincitore dell'oro nei 50 rana e dell'argento nei 50 dorso. Bronzi per Alessio Torazzi, Valentina Germoglio e Antonella Cecchin, con quest'ultima che ne ha ottenuti 2. Bene, era questa l'ultima notizia di Sporttime 24. Siamo ai saluti. Vi ricordo però che adesso ci saranno le informazioni del meteo. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi.